Ciao lenti fumatori, oggi guardiamo insieme e apriamo insieme un tabacco della McBarren, il Dark Twist Roll Cake. È un tabacco sulla carta molto ma molto interessante che io non ho mai provato. Dunque, scusatemi, ve lo scriverò magari qua sotto nella tendina, ma io non so se è reperibile in Italia questo tabacco. Comunque in Svizzera c'è la versione da 100 grammi al costo di 25 franchi e 60 per 100 grammi, che si traducono in 25 euro circa, e prezzo e quantitativo che mi ha sempre fatto un po' desistere dall'acquisto di questo tabacco. Però era troppo tempo che ci stavo sopra con la testa, quindi oggi l'ho comprato e lo apriremo insieme. Allora, è interessantissimo sulla carta perché? Perché è un tabacco composto da Virginia e Kentucky. Ma in che modo? Allora, praticamente, da quanto ho capito, si fanno due trecce con questo tabacco, una con soli tabacchi Virginia, nella parte esterna della treccia, quelli di maggiore qualità, anche credo di maggiore qualità, ma anche di fattura della foglia. All'interno invece ci sono magari dei frammenti più piccoli di qualità minore come taglio, intendo. L'altra treccia si fa allo stesso modo, ma con Virginia all'esterno e all'interno Kentucky Dark Fire, quindi curato a fuoco. E cosa succede? Queste due trecce poi vengono affettate e qui dentro ci sono tutte e due le tipologie, quindi ci sono delle rondelle, dei coin, dei gettoni, un po' con il Virginia, con solo Virginia, e un po' invece con il cuore di più scuro di Kentucky. Dopo lo vediamo perché lo apriamo insieme. E cosa succede? Come se non bastasse, tutto ciò viene addolcito, leggermente aromatizzato in un processo di nel processo di Black Cavendish, insomma, viene questi non ho capito se tutti o parte di queste Virginia vengono resi Black Cavendish e sono aromatizzati allo sciroppo d'acero, se non sbaglio. E quindi è interessantissimo, sono curiosissimo di provarlo, non l'ho mai fatto. Andiamo ad aprire la tin assieme e poi cambiamo inquadratura e ve la faccio vedere bene anche a voi. Dov'è il coso per aprirlo? Eccolo qua. Perfetto. Con la forza bruta. Allora, si presenta così, con il pacchettino bianco di McBarren. Già si sprigiona un buonissimo profumo di Virginia, quindi molto molto vegetale, anche un po' oleoso. Qui abbiamo il fogliettino della McBarren e qui abbiamo questi fantastici coin. Vedete che alcuni sono scuri, hanno un cuore più scuro, altri invece sono più chiari. Fatemelo guardare anche a me. Sì, sa anche di lievito vegetale, anche crosta di pane. Una debolissima nota più legnosa e affumicata data dal Kentucky. Certamente anche un qualcosa di dolce, di molto zuccherino. Cambio inquadratura. Eccoli qua, così li vedete a una risoluzione maggiore. Vedete che ci sono queste rondelle. Andiamo a tastarle senza distruggerle troppo. Il bello di questa proposta, di questo taglio, è che, come vi dicevo dalla descrizione, alcune rondelle sono di solo Virginia, altre, come questa qui ad esempio, altre, come questa qui, sono di Virginia e Kentucky. Se non sbaglio, ce ne sono due terzi di soli Virginia e
e un terzo di Virginia Kentucky. Quindi a seconda delle preferenze si può fare anche una sorta di piccola ricetta, cioè potete scegliere se mettere solo rondelle con Virginia, solo rondelle con Kentucky, o se fare un'alternanza pari delle due, o mettere più Virginia e meno Kentucky, o più Kentucky e meno Virginia. Insomma, questa qui è una cosa molto interessante che mi faceva gola, insomma, questo tabacco. Beh, l'aspetto direi che è veramente fenomenale, si presenta davvero davvero bene. Sono troppo vicino e non riesco a mettere a fuoco, ma io credo che voi lo vediate alla perfezione. Andiamo a caricarlo assieme. Io ne prendo allora un 3 gettoni senza Kentucky e uno e due gettoni con il Kentucky, quindi andiamo a fare una proporzione di 3 gettoni soli Virginia e 2 con Kentucky. Ovviamente vado a sbriciolare il tutto. Scusate, ma oggi ho un'inquadratura molto da battaglia, diciamo. Mi sono dimenticato di dirvi che l'umidità è perfetta, il tabacco è leggermente appiccicoso, oleoso, diciamo, per usare un termine migliore, ma non è assolutamente umido. Ecco, io gli ho dato una sgretolata abbastanza generica. Andiamo a caricarlo nella ormai onnipresente Ascorti dei lenti fumatori del tubo, pipa dell'anno 2019, e è una pipa veramente versatile che uso molto molto spesso. Ha una forma che viene voglia di tenersela sempre in macchina o in borsa, perché è piccolina, compatta, un fornello rassicurante da tenere in mano, pipa comoda e versatile. Quindi andiamo a caricare e oggi farò solamente un assaggio così generale, una prima prova. Se riusciamo magari anche assieme. Ecco, io ho cercato di compattare, sgretolare in maniera omogenea, di modo che io abbia Kentucky e Virginia in uguali quantità per la durata di tutta la carica, di tutta la fumata. Ecco qua. Scusate, vedrete più che altro le mie mani, però dai, è bello anche così. Ogni tanto qualcosa anche di più grezzo. Eccoci qua, vado ad accendere e ci rivediamo tra poco. Ottimo, ottimo.
partenza decisa e strutturata, Virginia sicuramente soprattutto. Virginia dolci ma mitigati da sentori di cuoio e di sentori di qualcosa di più, ancora più strutturato. Io per questo primo video mi fermerei qui, perché in 10 tiri di un tabacco non posso assolutamente dirvi nulla. Intanto cominciate a dirmi se voi l'avete provato, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi per rimanere aggiornati, perché uscirà il secondo episodio, la parte 2 di questo video, a distanza temporale punto di domanda, e in cui vi dirò quello che penso e il resoconto di almeno mezza latta. Stiamo parlando di 100 grammi, almeno ne fumerò 50 grammi prima di dirvi qualche cosa. Ciao! Rieccoci a distanza di un bel po' di tempo, in questo caso. Ho fumato un 40-50 grammi del Dark Twister Roll Cake. E devo dire che non è assolutamente un cattivo tabacco, ma mi aspettavo un pochettino di più, soprattutto per il quantitativo. Il prezzo vi dicevo che era altino, ma se dividete per 2, cioè per 50 grammi 25 euro, sono 12,50 euro per 50 grammi, quindi il prezzo non è neanche così eccessivo. Più che altro questa sorta di dolcezza, questa aromatizzazione, lo ricordo allo sciroppo d'acero, che non è presa singolarmente o per 2 o 3 fumate, anche per 2 consecutive, diciamo, non è assolutamente nauseabonda o non infastidisce, insomma, ma sulla lunga distanza, dopo un mese magari fumato tutti i giorni come tabacco così pomeridiano senza grosse pretese, può rischiare un pochettino di stancare, ma ripeto, non perché è eccessiva, ma perché comunque ha un sapore molto connotato ed è sempre lo stesso, quindi direi che non è un tabacco che per me può essere un tabacco da tutto giorno. Dunque, io gli ho trovato il giusto equilibrio mettendo 4 rondelle senza la parte scura e una rondella con la parte scura. Ho avuto per molto tempo un dubbio che quella parte scura non sia solamente Kentucky. Adesso io, annusandolo, ci sento anche una sorta di dolcezza. Non vorrei che il Black Cavendish, che è indicato sul tabacco review, non me lo sono inventato, vada anche quello a concentrarsi al centro di queste rondelle. Non lo so, non è ben chiaro, perché il mio inglese, ma soprattutto anche l'attendibilità delle fonti che si leggono, non sono mai confermatissime, quindi è giusto farsi una propria idea. La mia idea è quella che questo tabacco abbia una sorta di Black Cavendish, comunque ci sia una sorta di procedimento Black Cavendish, che ricordo è una cottura o doppia cottura al vapore, per infondere aroma in una tipologia di tabacco, in questo caso nel Virginia. Il Kentucky è avvertibile, non è avvertibilissimo, io forse me lo aspettavo più un Virginia Kentucky un po' più schietto, come ad esempio l'Old Dark Fire che ho avuto modo di provare, perché me l'ha fatto assaggiare un amico della chat dei lenti fumatori del tubo, e quello aveva tutte le caratteristiche di essere veramente un Virginia Kentucky, anche un po' strong come nicotina e veramente connotato in questi sapori affumicati del Kentucky in unione al Virginia. In questo caso no, io non la definirei proprio una
una miscela etichettabile come Virginia Kentucky, lo è a tutti gli effetti, ma io direi che è più un Virginia leggermente aromatizzato, già zuccherino di suo, comunque ha una struttura un po' più definita, data comunque dal Kentucky che è presente. Ma questa aromatizzazione allo sciroppo d'acero, che si traduce in un po' di dolcezza aggiunta e in un po', se vogliamo, di zucchero di canna, potrebbe essere anche scambiabile per un'aromatizzazione al rum. Mi ricorda tanto anche il rum flake di Gewitt Hogarth, questa aromatizzazione. Insomma, lo rende appunto un Virginia aromatizzato, ecco. O un Virginia aromatico, ecco, non è ben definibile in questo caso, secondo me la definizione è un po' oscilla tra le due. In ogni caso il mio voto è sicuramente positivo, si tratta di un 6,5 da prendere con le pinze, potrebbe essere un 7 per molti di voi, potrebbe arrivare anche un 7,5. Io l'altra metà di latta, 40-50 grammi che mi sono rimasti, non l'ho pesati, la fumerò con più calma, mettendoci meno testa, e magari salterà fuori anche qualche cosa di più, e vi farò sicuramente un aggiornamento. Oggi sto fumando nella Peterson of the Years sabbiata, la John Bull Shape 999. Trovate questa pipa nelle playlist del canale e basta, vi saluterei augurandovi buona giornata e ricordandovi che ho fumato questo McBarren Dark Twist Roll Cake. Ciao da Moreno.